Buongiorno amici, buongiorno ragazzi, buongiorno tutti. Oggi iniziamo la prima lezione, una nuova storia, la storia della Boemia, un ulteriore popolo, un ulteriore regno dell'Europa orientale, un regno che sarà molto potente, il regno di Boemia. Adesso con la compagnia e i buoni auspici della mia gattona Sophie, che vedete. Ama farsi cullare, ama farsi dondolare. Iniziamo a parlare proprio dalle origini di questo regno di Boemia. Inizialmente il regno di Boemia non è unificato. Parliamo di due popolazioni, vedete i Boemi e i Moravi, che a un certo punto si uniranno, ma inizialmente sono due popolazioni diverse. Sophie inizia a mordermi, probabilmente vuole andare via. Facciamo fare un bel saltello. Bel salto per Sophie. Allora, noi abbiamo Boemi e Moravi, che sono due popolazioni slave fortemente affini ai polacchi. Possediamo le prove storiche della loro presenza in Boemia, nel territorio che più o meno corrisponde all'attuale Repubblica Ceca, soltanto a partire dal 550 d.C. circa. Sappiamo che nel 580 Boemi e Moravi vengono assoggettati dagli Avari, dal popolo degli Avari. Si ribellano e si liberano dagli Avari nel 623 grazie a un mercante franco che si chiama Samo. Questo mercante franco diventa il loro re, però nel 658 Samo muore e il regno crolla. Per lungo tempo non ci sarà più unità tra Boemi e Moravi. Dopo il 700, 700 d.C., noi sappiamo con certezza che intorno alla zona di Praga si stanzia un popolo chiamato Cech. Ovviamente sono quelli che oggi chiamiamo i Cechi. Questi Cech sarebbero stati guidati lì dall'Oriente, sarebbero provenuti dall'Oriente, sarebbero stati guidati fino alla zona intorno a Praga da un progenitore mitico, Cech con la C maiuscola, capite? Un progenitore mitico, un capo di questo popolo che si chiamava proprio Cech di nome. Successivamente la leggenda parla di altri progenitori che, capite, non sono figure storiche, sono figure leggendarie, mitologiche, come la saggia Libuce. Libuce, una donna, la saggia Libuce e suo marito Premisl, un nome molto importante, attenzione, può sembrare un nome un po' difficile. Premisl sarebbe stato il capostipite della dinastia dei Premislidi, perché per i primi secoli il regno di Boemia, che inizialmente era solo un ducato, insomma qualcosa di più piccolo di un regno, sarebbe stato guidato proprio da questa dinastia, quindi la dinastia dei Premislidi, che prende il nome da questo capo leggendario Premisl, è la dinastia originaria della Boemia, che regnerà in Boemia, pensate, fino al 1306, quindi per molto tempo. Tra Boemi e Moravi, in realtà, abbiamo detto all'inizio, non c'è unità. In realtà, le tribù della Moravia si unificano tra di loro, si unificano prima delle tribù della Boemia, diventano più potenti della tribù della Boemia. Vedete, Moimir, io ve l'ho già scritto alla lavagna, abbiamo già scritto tutta una serie di sovrani che ci serviranno come guida in questa storia. Moimir è colui che regna in Moravia nell'850 circa. Probabilmente la Moravia, che ripeto, si è unificata ben prima della Boemia, comprendeva anche l'Austria settentrionale, la Slovacchia occidentale, quindi anche altri territori oltre alla Moravia propriamente detta. Nell'846 troviamo un altro personaggio, Rotislao, re di Moravia. Il potere della Moravia si accresce, Rotislao si converte al cristianesimo. Il problema è che il popolo non comprende la nuova fede, anche perché la nuova fede viene praticata
viene predicata in tedesco, loro parlano appunto una primordiale lingua amorava, ma la fede cristiana viene predicata da preti tedeschi, da preti bavaresi, e quindi il re si converte, il re di Moravia, Rotislao, ma il popolo non capisce granché della nuova religione. Allora attenzione, che cosa fa Rotislao circa nell'860? Lui chiede al Papa di avere, nell'860, dei predicatori del cristianesimo in lingua morava. Lo fa anche perché Rotislao vuole liberarsi dell'influenza appunto del vescovado della Baviera, che manda lì i suoi predicatori. Vuole liberarsi dall'influenza tedesca, chiede al Papa, il Papa Niccolò I, di avere predicatori in lingua slava, ma il Papa non ha nessuno da mandargli. Allora che fa Rotislao? Si rivolge a Costantinopoli, alla Chiesa orientale, all'imperatore bizantino Michele, il quale sa chi inviargli. Gli invia Costantino, che poi sarà chiamato Cirillo, e gli invia anche il suo amico Metodio. Sono i famosi Cirillo e Metodio, gli evangelizzatori degli slavi. Evangelizzano proprio a partire dalla Moravia, si trasferiscono in Moravia. Cirillo e Metodio sono greci di Tessalonica, ma conoscono molto bene le lingue slave, perché appunto nella loro città di origine, Tessalonica, la lingua slava è parlata molto diffusamente, quindi loro conoscono già in partenza la lingua slava, e vanno a predicare il cristianesimo in Moravia e poi anche in Boemia. Attenzione, l'origine greca orientale della chiesa boemo-morava sarà fondamentale, perché voi sapete che poi la Boemia sarà famosa per gli ussiti, per gli eretici ussiti, ma gli ussiti non fanno altro che riprendere quelle che erano le caratteristiche della chiesa originaria, che non era la chiesa cattolica, era la chiesa orientale. Non era la chiesa cattolica, si intende occidentale, era la chiesa orientale, che aveva molti meno riti, molti meno dogmi rispetto alla chiesa occidentale, e questo poi influenzò moltissimo la semplificazione del cristianesimo di Jan Hus e degli Ussiti. In fondo gli Ussiti non fecero altro che riprendere l'origine orientale della chiesa boemo-morava, che, anche se poi, come vedremo, questa origine orientale sarà schiacciata, in realtà sarebbe rimasta diffusa all'interno del popolo. Quindi nell'863 Cirillo e Metodio iniziano a predicare in Moravia. Come tutti sanno, inventano un alfabeto slavo, che poi evolverà nel cirillico, il cosiddetto cirillico, però inizialmente non è il cirillico. E cosa fanno? Traducono in lingua slava i testi liturgici e anche i Vangeli. Vanno a cristianizzare, attenzione, dalla Moravia anche la Boemia, che, ripeto, per adesso è separata dalla Moravia. Il principe boemo, sempre intorno al 1863, Borivoj, viene battezzato da Metodio, che ormai è il vescovo della Moravia, e Borivoj avrà in famiglia dei personaggi che saranno molto importanti per la storia della fede cattolica in Boemia: sua moglie Santa Ludmilla e suo nipote, il principe San Venceslao, si misero infatti in evidenza per la loro fede. Non a caso sono stati entrambi poi santificati: Santa Ludmilla, moglie di Borivoj, e suo nipote San Venceslao. Quindi nel 1869, Metodio viene elevato da vescovo ad arcivescovo della Moravia. Il suo potere, il suo carisma è molto forte.
forte il carisma di Metodio e per questo lui viene contrastato fortemente dal clero bavarese, ricordate, dai tedeschi bavaresi che vogliono avere il predominio, il controllo del cattolicesimo in Moravia. I preti bavaresi riuscirono addirittura a incarcerare per 2 anni Metodio, che poi fu liberato. Attenzione, nel 870 abbiamo un avvenimento molto importante. Sovrano di Moravia è diventato Svatopluk, spero di averlo scritto bene, Svatopluk. Svatopluk cosa fa nel 870? Attenzione, sottomette la Boemia. La Moravia sottomette la Boemia, non il contrario, come forse uno è spinto a pensare. Cioè si forma prima una grande Moravia, capite? Cioè la Moravia sottomette la Boemia e si forma una grande Moravia con il principe di Moravia, Svatopluk. Svatopluk inizialmente sostiene Metodio, attenzione, nella sua lotta contro i tedeschi bavaresi, perché Svatopluk non vuole ingerenza da parte dei tedeschi, ma presto Svatopluk entra in contrasto con Metodio perché non accetta più la Chiesa orientale, vuole che in Moravia, anche nella Boemia che lui ha sottomesso, si instauri la Chiesa occidentale. Svatopluk preferisce i franchi e preferisce la liturgia latina. E quindi che cosa succede? Svatopluk, peraltro, è sottomesso al Sacro Romano Impero dei Franchi e deve pagare un tributo. Questo avviene nell'874. Vedremo che per secoli la Moravia e la Boemia subiranno l'ingerenza del Sacro Romano Impero e dovranno pagare dei tributi al Sacro Romano Impero e spesso saranno sottomessi appunto all'impero che per adesso non è l'impero germanico, ovviamente è l'impero dei Franchi, no? Nell'874. Nell'885 Metodio, evangelizzatore della Moravia e della Boemia, muore e allora questo è il momento opportuno per cambiare la natura della Chiesa moravo-boema. Papa Stefano V proibisce la liturgia slava. Si afferma la liturgia latina, i seguaci di Metodio vengono perseguitati anche da Svatopluk e vengono cacciati dal paese. La Grande Moravia non dura a lungo, però, perché nell'894 Svatopluk muore, la Grande Moravia si disgrega e viene poi definitivamente distrutta dalle terribili invasioni ungare del 906. E quindi finisce di esistere la Grande Moravia, per un certo periodo non ci sarà più unità tra Moravia e Boemia. Però con l'invasione degli Ungari prosegue quel processo che ho appena citato, cioè il fatto che la Moravia e la Boemia si allontanano sempre più da Costantinopoli e dalla civiltà greco-orientale per inserirsi all'interno della civiltà occidentale europea. La liturgia latina, come ho detto, a partita vinta sulla liturgia slava, che però non scompare del tutto, e quindi Boemia e Moravia si avvicinano molto anche al Sacro Romano Impero. Dopo la morte di Svatopluk, l'anno dopo la sua morte, nell'895, come ho detto, la Boemia si stacca dal regno di Grande Moravia, finisce l'unità, anche perché la Boemia entra nell'orbita dell'impero e infatti la Boemia giura fedeltà al re Arnolfo di Germania. Ma già in precedenza, stiamo parlando dell'895, ma già in precedenza, sin dall'805, la Boemia era caduta sotto la signoria del Regno Franco ed era stata costretta a pagare un tributo già dall'805, quando c'era
Carlo Magno. Nel 929, poi, il nuovo duca di Boemia, il santo che abbiamo citato prima, San Venceslao, nel 929 è costretto a sottomettersi ulteriormente all'impero germanico di Enrico I. Enrico I marcia su Praga. La Boemia di San Venceslao è costretta a riconoscere la sovranità dell'impero germanico. Dopo San Venceslao abbiamo come duca di Boemia Boleslao I. Attenzione, Boleslao I succede a San Venceslao nel 950. Pensate, Boleslao I come succede a San Venceslao? Lo ammazza. Cioè, prende il suo posto perché assassinandolo, ok? Pochi anni prima del 950, Boleslao I regnerà fino al 967 come duca di Moravia, cerca di liberarsi dal dominio tedesco, ma non ci riesce, è assoggettato da Ottone I che invade la Boemia. I duchi di Boemia sono costretti nuovamente a pagare il tributo e a diventare vassalli dell'impero tedesco, partecipando anche a tutte le campagne militari dell'impero germanico. Il duca successivo di Boemia, Boleslao II, nel 973 fonda il vescovado di Praga, d'accordo? Boleslao II, che regnerà fino al 999, sostenuto dagli imperatori prima Ottone I e Ottone poi Ottone II, quindi la Boemia diventa una diocesi indipendente, anche se sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di una città tedesca, cioè Magonza. Nello stesso periodo compaiono i primi monasteri benedettini, che sono anche un fattore importante di sviluppo economico. Inizialmente la Chiesa Cattolica non ha molto potere in Boemia. La Chiesa Cattolica dipende interamente dall'autorità laica, la curia papale non ha potere, tant'è vero che i preti sono di solito sposati, non c'è neanche una vera distinzione tra ecclesiastici e laici. Molti preti, poi molti chierici in Boemia sono tedeschi, anche se vi sono un paio di personaggi importanti che invece sono boemi. Sant'Adalberto, vescovo di Praga, che morì come martire, come missionario tra i prussiani pagani nel 997, poi Cosma, diacono di Praga, e Cosma scrisse una brillante Cronica Boemorum, un'opera sulla storia dei boemi. Quindi questi due grandi personaggi religiosi erano boemi. Pian piano la Chiesa Cattolica prende potere, nel 1143 riesce a imporre il celibato ecclesiastico, che comunque per molto tempo non diventerà certo una regola, però diciamo che circa dal 1150 i poteri e i privilegi della Chiesa Cattolica, della Chiesa in Boemia, aumentano e in questo modo sorgono conflitti tra i capi di essa, tra i capi della Chiesa e i sovrani del paese. D'accordo? Nel 1029, tra la Moravia e la Boemia, il centro politico si sposta decisamente. La Moravia viene sottomessa a questi principi di Boemia che vi ho detto appartengono alla dinastia dei Premislidi, nome molto importante. Quindi nel 1029 il duca di Boemia, Udabrico, riesce a realizzare l'unione permanente tra Boemia e Moravia. In realtà non è Udabrico in persona a farlo, ma il suo figlio Bretislao, d'accordo? Suo figlio Bretislao I. Bretislao I, duca di Boemia, nel 1029 assoggetta la Moravia. Questo è molto molto importante. Da questo momento Boemia e Moravia, con qualche eccezione, resteranno unite per secoli, con la Moravia sottoposta
alla Boemia. Quindi grande importanza di Bretislao I, che regna dal 1034 al 1055, ripeto, nel 1041 sottomette la Boemia. Pensate, la Boemia riesce addirittura con Bretislao I a sottomettere la Polonia, ma non riesce a liberarsi dalla sovranità dell'impero germanico di Enrico III. Nel 1063, un'altra cosa importante da un punto di vista religioso, 1063, in Moravia viene costituito il vescovado indipendente di Olomouc, che per molti è più nota col nome tedesco di Olmutz. In realtà il nome bravo è Olomouc, quindi in realtà con la costituzione del vescovado di Olomouc in Moravia nel 1063, l'autorità del vescovo di Praga rimane limitata alla Boemia, mentre la Moravia ha un altro vescovo, quello di Olomouc. Passiamo a un altro sovrano, Vratislao II, ecco. Abbiamo qui scritti i sovrani di cui parliamo in questa lezione. Vratislao II, che cosa fa Vratislao II? Vratislao II aiuta in tutte le campagne militari l'esercito imperiale germanico, anche in Italia, all'assedio di Roma nel 1081, e quindi per sdebitarsi dell'ottimo aiuto militare, che cosa succede? Vratislao II, che regna dal 1061 fino al 1092, Vratislao II, figlio del precedente Bretislao, viene nominato re di Boemia dall'imperatore Enrico IV. Vratislao II viene sgravato dal tributo dall'imperatore di Germania Enrico IV. La cosa non durò molto, perché alla morte di Vratislao II nel 1092 il titolo di re verrà revocato al sovrano della Boemia, che ritornerà a essere, almeno per il momento, un duca, d'accordo? Qualcosa di meno di un re. Nel 1092 i sovrani di Boemia tornano duchi, però verranno nominati del titolo di coppieri dell'imperatore. Ma in ogni caso ridiventeranno re dopo un certo tempo. Nel 1158 Ladislao II, il successivo, vedete, duca di Boemia. Nel 1158, Ladislao II, il duca Ladislao II, che regna dal 1140 al 1173, viene nominato anche lui re di Boemia nel 1158 dall'imperatore Federico Barbarossa, perché Ladislao II aveva aiutato Federico Barbarossa nelle sue campagne militari. Il Ladislao II, duca di Boemia, prende il nome nel 1158, attenzione, di Ladislao I, re di Boemia. Cambia il numerale. Poco dopo continuerà ad assistere Federico Barbarossa, avrà una parte importante anche nella presa di Milano, Ladislao I, truppe ceche, quindi in aiuto dei tedeschi di Barbarossa nelle guerre tra Barbarossa e i comuni. Nel 1173 muore Ladislao I, e in realtà già prima della sua morte era scoppiata una dura guerra per la successione, che aveva fatto crollare la monarchia boema. Il problema è che la Boemia era una monarchia ereditaria, ma non esisteva una legge scritta di successione. Il principio era quello di far salire al trono il più anziano membro maschio della famiglia, anche se si tratta, capite, del fratello, dello zio, del re che muore. In realtà questo principio non veniva seguito, era scarsamente rispettato. Decidevano i nobili chi dovesse essere re di Boemia, e quindi le lotte per il trono permetteranno ai tedeschi di influenzare più volte la successione. Nel 1182, dopo aver dato la Boemia in feudo a ora a uno, ora all'altro della famiglia dei Premislidi, l'imperatore Federico I Barbarossa divide la Boemia e la Moravia, quindi provvisoriamente vengono divise dopo un grosso, un lungo periodo, no, di unità, e le assegna rispettivamente a Federico,
La Boemia, Corrado Ottone, la Moravia. Niente di grave perché l'unità tra i due ducati viene ripristinata ben presto. Infatti, nel 1198 muore il vescovo di Praga, Enrico Bretislau, che non ho messo qua tra i tanti sovrani. Enrico Bretislau da 4 anni, prima del 1198, era riuscito a diventare re di Boemia e aveva conquistato anche la Moravia, d'accordo? E quindi alla sua morte, nel 1198, alla morte di questo vescovo Enrico Bretislao, che cosa succede? Che i due figli di Ladislao I, ricordate del re precedente, Ladislao I, diventano i sovrani, in particolare Premislo Ottocaro I, che è una figura molto importante nella storia della Boemia. Premislo Ottocaro I diventa duca di Boemia fino alla sua morte nel 1230 e suo fratello Ladislao Enrico diventa margravio di Moravia fino alla sua morte nel 1122. Di fatto, però, fate attenzione, nello stesso anno 1198, pur lasciando che il fratello continuasse a governare la Moravia, di fatto, approfittando delle lotte per il trono successive alla morte dell'imperatore germanico Enrico VI, Premislo Ottocaro I viene elevato a re di Boemia. Quindi, nello stesso 1198, la Boemia diventa un regno, quindi viene restaurata comunque l'unità di Boemia e Moravia. Da questo momento i Premislidi, discendenti di Premislo Ottocaro I, saliranno al trono indisturbati. L'unità di Moravia e Boemia si cementerà sempre di più nel corso del tempo e la Germania perderà l'influenza sull'elezione del re di Boemia per poi rinunciarvi proprio formalmente. Pur facendo parte dell'impero, la Boemia inizia a godere di forte autonomia rispetto all'impero germanico, che è un'autonomia che risulta totale nella gestione degli affari interni. Il sovrano di Boemia ha un potere totale illimitato sulla guerra e sulla pace, sulla convocazione di truppe, su varie prestazioni forzate, sulle tasse. I funzionari più importanti, ecco, diciamo qualcosa dell'amministrazione, dell'organizzazione del regno di Boemia, che inizia davvero a rafforzarsi nel 1198 con Premislo Ottocaro I. I funzionari più importanti del re di Boemia sono i castellani. Hanno un enorme potere questi castellani, sono i governatori dei castelli regi e dei territori circostanti che vengono costituiti in distretti. Hanno grande potere, pensate che i castellani possono decidere anche l'elezione dei sovrani nei casi controversi. Guardate che il potere del re, a partire da Premislo Ottocaro I, ma anche dei re successivi, è ingigantito e favorito dal fatto che non esistono delle vere e proprie classi sociali in Boemia con dei diritti ben definiti. Con il rafforzamento del potere dei Premislidi, l'antica nobiltà arcaica scompare. Solo a poco si sviluppa una nuova nobiltà che si divide in nobili veri e propri, cioè i nobiles, i nobili più importanti, e poi che sono appunto i castellani, ma anche altre famiglie, e poi in una classe meno elevata, più numerosa, di nobili guerrieri o cavalieri che si chiamano milites. Solo nel XIII secolo, nel secolo successivo, si formerà un'autentica nobiltà ereditaria, quella dei baroni, che in boemo si chiamano pani. Ok, solo nel XIII secolo. Altre distinzioni vi erano tra i cittadini non nobili, che erano divisi in liberi e schiavi. Gli schiavi scompaiono tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. I piccoli proprietari contadini diventano sempre più liberi, ma devono fornire servizi vari, pagare balzelli vari, che diventano sempre più pesanti per colpa dei funzionari e in particolare per l'avidità dei castellani, per cui molti contadini diventano
diventano indipendenti. Andiamo avanti con la nostra storia. Siamo arrivati appunto a Premislo, Ottocaro I, alla fine del 1100, all'inizio del 1200, d'accordo? Nel 1212, attenzione, Premislo, Ottocaro I ha un ulteriore riconoscimento da parte dell'impero germanico. L'imperatore Federico II nomina Premislo, Ottocaro I. Scusate, lo ricompensa con una bolla d'oro. Questo stiamo parlando di Federico II di Svevia. Emana la bolla d'oro che concede tutta una serie di privilegi al re di Boemia. Riconosce il diritto al re di Boemia di investire i vescovi del suo regno e riconosce, questo è molto importante, ai nobili boemi di scegliere autonomamente il loro sovrano. Questo diritto resta inespresso perché di fatto Premislo, Ottocaro I emana una legge di successione che impone l'elezione del primogenito, però è importante il principio che in caso di necessità chi nomina il re di Boemia sono i nobili boemi, quindi l'autonomia, insomma, della Boemia dall'impero germanico. I premislidi sono anche fortunati perché a partire da Premislo, Ottocaro I, la regola della primogenitura verrà sempre rispettata e mai contestata perché avranno la fortuna ciascun re premislide di avere sempre eredi diretti, cioè ogni re premislide avrà i suoi figli come gli unici membri maschi della casa reale, senza fratelli, zio, cugini, eccetera. I doveri del re di Boemia pian piano si riducono ulteriormente nei confronti dell'impero germanico, naturalmente grazie al deteriorarsi del potere stesso dell'impero germanico dopo Federico II. In particolare verrà meno il dovere di partecipare da parte dei re boemi alle campagne militari dell'imperatore germanico. Il re di Boemia inizia ad avere anche un ruolo importante nell'elezione dell'imperatore, a cui prende parte quasi sempre nel corso del 200, nel XIII secolo. Va bene, questo per quanto riguarda Premislo, Ottocaro I. Poi abbiamo il suo successore Venceslao I, dal 1230 al 1253. Che cosa succede? Dal 1237 Venceslao I avrà una serie di scontri con l'Austria, l'Austria del duca Federico il Bellicoso, l'ultimo dei Babenberg, e non c'erano ancora gli Asburgo in Austria, c'erano i Babenberg. È evidente il desiderio dei re di Boemia di conquistare i territori austriaci. Infatti, Venceslao I invade l'Austria dei Babenberg, sarà l'ultimo della dinastia Babenberg. Venceslao I si fa aiutare da alcuni principi dell'impero germanico, dallo stesso imperatore Federico II e dal re d'Ungheria Bela IV. Inizia la penetrazione della Boemia in Austria. Allora, attenzione, la Boemia è anche fortunata nel momento in cui arrivano i mongoli nell'Europa orientale. Perché in realtà nel 1241 la Boemia viene risparmiata dai mongoli, mentre la Moravia, ripeto, 1241, viene devastata spietatamente dalle orde dei mongoli. Ladislao, figlio del re di Boemia, Premislo, Ottocaro I, sposa Gertrude. Attenzione, aveva sposato nel 1246 Gertrude, che era nipote del defunto duca d'Austria Federico Babenberg. Abbiamo visto l'ultimo dei Babenberg che muore senza figli. E quindi capite, attraverso questo matrimonio, la Boemia cerca di prendersi l'Austria. La cosa sfuma perché in realtà questo figlio che si era sposato con Gertrude, il figlio del re Premislo, Ottocaro I, Ladislao, muore subito dopo, pochi mesi dopo il matrimonio.
Però successivo re non si dà per vinto, vuole acquistare l'Austria. Ovviamente stiamo parlando di Premislav Ottocaro II, fratello del defunto Ladislao, quello che appunto si è sposato con questa Gertrude. Va sul trono, al suo posto il fratello Premislav Ottocaro II, che regna dal 1253 al 1278. Inizia la conquista dei territori austriaci. Premislav Ottocaro II invade l'Austria, la sconfigge e sposa l'anziana Margherita, molto più anziana di lui, un matrimonio politico che gli serve per ereditare l'Austria, Margherita, che era la sorella dell'ultimo Babenberg. Di fatto però il problema è il re ungherese Béla IV che lo attacca il re di Boemia, Premislav Ottocaro II, perché si impadronisce della Stiria unita all'Austria. Quindi c'è una lotta a due tra Boemia e Ungheria per prendersi i territori austriaci, d'accordo? Premislav Ottocaro II viene appoggiato dal Papa, firma un accordo di pace con l'Ungheria, in base al quale, attenzione, l'Ungheria conserva la Stiria. Abbiamo visto Béla IV, re d'Ungheria, l'aveva conquistata, mentre, attenzione, Premislav Ottocaro II, questo avviene nel 1254, si prende l'Austria, Vienna, attenzione, ok? In realtà, per ringraziare il Papa dell'appoggio per cui lui aveva ottenuto, in base al quale aveva ottenuto Vienna, Premislav Ottocaro II partecipa alla crociata contro i pagani prussiani insieme all'ordine teutonico. In questa occasione, in Prussia orientale, viene fondata la città di Königsberg. Königsberg, molti la conoscono perché la città natale di Kant, sarà molto tempo dopo la città natale del filosofo Kant, e Königsberg significa montagna del re. Ma di quale re? Molti non sanno che Königsberg viene fondata e viene chiamata montagna del re in onore del re di Boemia. Voi direte, ma il re di Boemia è un po' lontano dalla Prussia orientale, ma era andato lì a fare una crociata. Quindi il re che viene onorato nel nome della città di Königsberg è il re di Boemia, Premislav Ottocaro II. Premislav Ottocaro II nel 1260, dopo 5 anni, ottiene anche la Stiria. Attenzione, oltre all'Austria si prende la Stiria dall'Ungheria, quindi i possedimenti austriaci aumentano. Poi nel 1267 Premislav Ottocaro II intraprende una seconda crociata in Lituania, sempre a fianco dell'ordine teutonico come la prima, perché cerca addirittura non solo di cristianizzare la Lituania, ma di sottometterla alla Boemia. Pensate, la Boemia voleva arrivare fino in Lituania, ma siccome il Papa fece sapere di non essere d'accordo, Premislav Ottocaro II torna indietro dalla sua crociata in Lituania l'anno dopo, nel 1268, senza un nulla di fatto. 1269, ancora importante, Ottocaro II incamera sia la Carinzia sia la Carniola, che corrisponde in buona parte all'attuale Slovenia. Quindi praticamente la Boemia ha conquistato Stiria, Austria, Carinzia e Carniola. Vi ricorda qualcosa questo? Certo, sono i territori che saranno la base dei possedimenti degli Asburgo d'Austria, cioè prefigurano il futuro regno asburgico. E in questi territori, prima degli Asburgo, a possederli era arrivata la Boemia. Premislav Ottocaro II si prende Carinzia e Carniola per via della morte di un suo parente che si chiama Ulrico, che lo aveva nominato erede. In questo modo la Boemia raggiunge la sua massima estensione in territori austriaci.
che appunto sono qualcosa di diverso rispetto al popolo boemo. Ovviamente l'espansione della Boemia è stata possibile grazie alla debolezza dell'impero tedesco durante quel periodo. Vi ricordate, c'è l'interregno nell'impero tedesco. Talmente potente è la Boemia e Premislo Toccaro II che lui stesso, Premislo Toccaro II, nel 1273 si candida ad imperatore di Germania, ma la sua elezione sfuma. Sapete chi viene ovviamente eletto al posto di Premislo Toccaro II in Germania? È colui che gli sottrarrà i territori austriaci, cioè Rodolfo d'Asburgo, provenienti dalla Svizzera. Rodolfo d'Asburgo diventa, provenienti dalla Svizzera, gli Asburgo. Siccome hanno problemi a mantenere i loro originari possedimenti in Svizzera, lo sapete, l'abbiamo già detto anche in altre video lezioni, incameraranno i territori austriaci. Quindi Rodolfo d'Asburgo viene eletto imperatore al posto di Premislo Toccaro II e fa valere il potere della sua carica imperiale. Rodolfo d'Asburgo si rivolge immediatamente contro Premislo Toccaro II, accusandolo di possedere illegalmente i territori austriaci. L'imperatore germanico Rodolfo d'Asburgo invade la Boemia mentre numerosi suoi alleati attaccano la Carinzia, la Carniola e la Stiria. Insomma, Premislo Toccaro II, indebolito, niente, è indebolito anche da una rivolta dei nobili boemi contro di lui e quindi deve chiedere la pace e cedere all'Austria Carinzia, Carniola e Stiria. Capite? E a Rodolfo d'Asburgo, gli Asburgo d'Austria costituiscono i loro primi territori importanti in Austria, ma prima di loro li aveva conquistati la Boemia, in particolare di Premislo Toccaro II, che ora però se ne deve privare. Nel 1278 Premislo Toccaro II fa un ultimo tentativo contro Rodolfo d'Asburgo per riprendersi i territori austriaci, appoggiato dall'Ungheria, ma viene Premislo Toccaro II rovinosamente sconfitto a Dürnkrut in una battaglia che viene chiamata anche battaglia di Markfeld. Si chiama in entrambi i modi. Di Markfeld. Questa battaglia comunque è una battaglia che si svolge in Austria nel 1278. Premislo Toccaro II viene sconfitto dagli Asburgo d'Austria. La Boemia non recupera i territori austriaci e Premislo Toccaro II trova anche la morte in questa battaglia, quindi nel 1278. Gli succede Venceslao II. Non so se vedete, abbasso un po' di più la telecamera per inquadrare questi successivi sovrani di Boemia. Quindi abbiamo Venceslao II, figlio del precedente, regna dal 1278 fino al 1305, quindi arriviamo finalmente nel 300, il secolo in cui la Boemia diventerà veramente potente e importante. Allora, ha ulteriori problemi con Rodolfo d'Asburgo, che invade la Moravia e la tiene per sé. Perché? Perché Rodolfo d'Asburgo approfitta, attenzione, del fatto che il nuovo re Venceslao II è un bambino, ha soltanto 5 anni e quindi, capite, viene messo sotto tutela dall'Asburgo d'Austria, da Rodolfo d'Asburgo. Rodolfo d'Asburgo tiene per sé la Moravia per 5 anni e affida la Boemia al nipote del defunto re Premislo Toccaro II, che era mezzo tedesco, era Ottone di Brandeburgo, in qualità di tutore del piccolo Venceslao II. Tuttavia, alla fine, Venceslao II, quando diventa maggiorenne, riesce a riprendere il regno. Gli austriaci glielo cedono, comunque, e quindi riesce a riprendere il regno sia di Boemia sia di Moravia, ritorna in possesso del regno. Anche Venceslao II cercherà di rimettere in questione la proprietà dei territori austriaci, sarà spinto a questo dal nobile boemo Zawisz di Falkenstein, spero di averlo scritto bene, spinge Venceslao II
istiga Venceslao II a rivendicare le terre austriache perdute. Zawisz di Falkenstein era diventato importante, sapete perché? Perché aveva sposato la vedova del re precedente, Premysl Ottocarlo II, ma il tentativo di Zawisz di Falkenstein fallisce perché lui stesso viene incarcerato e ucciso dagli austriaci di Rodolfo d'Asburgo. Venceslao II cerca comunque di recuperare le terre austriache, ma niente, alla fine ci rinuncerà, capendo che è impossibile. Quindi a un certo punto Premysl Ottocarlo II e la Boemia rinunciano per sempre ai territori austriaci e si spostano le loro mire verso Oriente. Infatti nel 1300 Venceslao II riesce a occupare sia la contea di Cracovia sia la Grande Polonia. In molti non lo sanno, una parte della Polonia fu conquistata nell'anno 1300 dalla Boemia. Lo stesso Venceslao II si fa incoronare re di Polonia a Gnesen. Allora, e questo è, diciamo, Venceslao II. Un'ultima cosa su Venceslao II, abbastanza importante, e di cui ho parlato anche nelle lezioni, nelle video lezioni sulla storia dell'Ungheria. Venceslao II cerca di diventare re di Ungheria, cioè si inserisce nelle lotte dinastiche per la successione al trono d'Ungheria successivi alla morte del re ungherese Andrea III, perché con Andrea III si era estinta per linea maschile la dinastia degli Arpad, la dinastia originaria degli ungheresi. E Venceslao II fa eleggere, con l'aiuto dei nobili ungheresi, con l'appoggio dei nobili ungheresi, suo figlio Venceslao III al re d'Ungheria, ma Venceslao III è un incapace, non riuscirà mai a governare. Venceslao III prende il nome ungherese di Ladislao. E ufficialmente viene considerato nella storia ungherese uno dei re d'Ungheria, però in realtà non riuscirà effettivamente mai a regnare sull'Ungheria. Il pretendente più forte al regno d'Ungheria, sono tutte cose che abbiamo detto nella storia d'Ungheria, è Carlo Roberto d'Angiò, detto Caroberto. E insomma, a un certo punto Venceslao III viene cacciato da Carlo Roberto d'Angiò. Sia il Papa sia Alberto d'Austria favoriscono Carlo Roberto d'Angiò, quindi Venceslao III, il figlio di Venceslao II, non ha molti appoggi. Venceslao II, insieme al figlio, nominalmente re d'Ungheria, invadono l'Ungheria, attenzione, ma questa invasione sarà inutile. Venceslao II e il pretendente ungherese, suo figlio Venceslao III, sono abbandonati da tutti, devono tornare indietro senza aver combinato niente in Ungheria. Un'altra progettata invasione dell'Ungheria non si realizzerà per la morte improvvisa di Venceslao II. Quindi Venceslao III, che non è riuscito a diventare re d'Ungheria, prende comunque il posto del padre come re di Boemia, dove regnerà poco perché diventa re di Boemia nel 1305 e muore nel 1306. Comunque succederà che nel 1305 Venceslao III fa un accordo di pace con Alberto d'Austria, deve cedere all'Austria le importanti città di Eger e di Meissen. In cambio, però, l'Austria che cosa farà? In cambio, Venceslao III ottiene dagli austriaci la conferma dei diritti e delle libertà di Boemia. Sempre nel 1305 Venceslao III rinuncia definitivamente alle sue pretese sull'Ungheria. Carlo Roberto d'Angiò può essere ufficialmente incoronato re di Ungheria. Nel 1306, come muore Venceslao III? In maniera un po' particolare. Venceslao III sta realizzando i preparativi per un'invasione in Polonia, per una campagna in Polonia, per riconquistare le terre, ricordate, in Polonia acquisite dal padre, che ora erano seriamente minacciate. Si trova a Olomouc, che abbiamo già citato, in Moravia, pronto per invadere la Polonia, e viene ucciso Olomouc da un aggressore, da un assassino rimasto sconosciuto. Noi non sappiamo chi è. Attenzione, con Venceslao III
si estingue la dinastia originaria dei Premislidi, quindi molto, molto, importante questo. Prima di continuare, vediamo che cosa, cosa è cambiato nelle istituzioni, nella società boema. Con questi ultimi, nel periodo, negli ultimi Premislidi, l'abbiamo già detto in parte in precedenza, aumentano i privilegi del clero che si emancipa dall'autorità laica. Nel 1219, nel 1221, il vescovo di Praga, Andrea, appoggiato da Roma, costringe Premis Lottocaro I a importanti concessioni. I nobili diventano importanti, ottengono numerosi privilegi per sé, per i loro vassalli, vengono esentati dall'autorità dello Stato, vengono vincolati a prestare loro obbedienza, d'accordo? I vassalli vengono vincolati a prestare loro obbedienza in tutte le questioni che prima erano regolate dall'autorità dello Stato. Molto importante nel corso degli ultimi Premislidi di una notevole immigrazione tedesca, diffusione del diritto germanico che permette ai contadini di ottenere il possesso ereditario della terra, l'affitto ereditario, detto anche enfiteutico, e di fissare dei doveri nei riguardi del Signore per mezzo di accordi chiari e definiti. Quindi aumenta l'immigrazione tedesca in Boemia, si afferma anche il diritto germanico. Vengono fondate nuove città intorno a colonie di mercanti stranieri, soprattutto tedeschi, o in proprio città vengono fondate dal nulla. I castellani, ve lo ricordate, perdono quasi completamente la loro autorità. Aumenta invece l'importanza dell'amministrazione centrale della corte, che ha un carattere di assemblea rappresentativa permanente della nobiltà. E della nobiltà del rango più alto, e aumenta appunto questi nobili di rango più alto sono proprietari terrieri, quindi aumenta notevolmente il potere dei proprietari terrieri che costituiscono questa assemblea rappresentativa, ovvero il consiglio reale. Aumenta molto il potere dei proprietari terrieri a danno del potere dei castellani, aumenta la presenza tedesca a corte tra i mercanti, tra i contadini tedeschi che mantengono la loro lingua, mantengono le loro caratteristiche nazionali. C'è anche una forte influenza italiana, funzionari, notai, giuristi in Boemia, molto spesso sono italiani. La prosperità della Boemia, questo è molto importante, dipende dalle fruttuose miniere d'argento di Kutna Hora. Kutna Hora saranno tra le principali miniere d'argento di tutta Europa. Fino all'arrivo dell'argento, sapete, l'argento portato dagli spagnoli, dal Nuovo Mondo, dalle Americhe, dall'America Latina. Le miniere d'argento di Kutna Hora nella Boemia orientale permettono nel 1300, nell'anno 1300, di coniare la famosa moneta d'oro di Praga, il groschen. È una delle pochissime monete d'oro d'Europa, il groschen di Praga. Allora, con la morte di Venceslao III, appunto, si estinguono i Premislidi, quelli della dinastia originaria, e si apre il 300, l'epoca di grande potenza, l'epoca di maggiore importanza, il 300 della Boemia, che vedremo nella lezione successiva, dove al posto dei Premislidi ci saranno i re di Boemia della casata di Lussemburgo, prima Giovanni di Lussemburgo, poi il grande Carlo IV di Lussemburgo, poi ci sarà Venceslao IV di Lussemburgo che si dovrà scontrare con l'emergere degli Ussiti, poi Sigismondo di Lussemburgo nel 400 che resterà per molto tempo senza trono perché appunto i boemi non lo accetteranno proprio perché lui era cattolico e invece loro erano ussiti. Quindi la grande stagione della Boemia nel 300 con i sovrani dei Lussemburgo. Prima dei Lussemburgo però ci sono due sovrani austriaci dal 1306 ed è l'ultima cosa che diciamo perché nella prossima lezione parleremo della potentissima Boemia del 300 sotto il Lussemburgo. Nel primo sovrano austriaco, che è un po', capite, sono solo due, tra i tanti sovrani premislidi e i tanti sovrani di Lussemburgo, c'è questo intermezzo con Rodolfo d'Asburgo e Enrico di Carinzia, due sovrani austriaci. Rodolfo d'Asburgo regna solo dal 1306 al 1307, peraltro non è amato da nessuno, infatti.
Nel problema della successione, cosa succede? I nobili boemi avrebbero potuto eleggere un parente dei Primisli, un successore dei Primisli di linea femminile, ad esempio Enrico di Carinzia, che è il marito della figlia maggiore del defunto Venceslao II, ma invece preferiscono eleggere Rodolfo d'Asburgo. E niente, Rodolfo d'Asburgo poi muore nel 1307, viene eletto Enrico di Carinzia, che anche lui dura poco, non piacciono molto questi sovrani austriaci, dal 1307 al 1310, anche qui Enrico di Carinzia viene preferito al fratello minore di Rodolfo d'Asburgo, che era Federico il Bello. La nobiltà preferisce eleggere l'imperatore germanico Enrico di Carinzia. Non è amato Enrico di Carinzia, scoppiano disordini tra nobili boemi e ricchi mercanti tedeschi che lo sostengono. I nobili boemi a un certo punto decidono di liberarsi di Enrico di Carinzia e di offrire la corona appunto a quello che sarà un importantissimo sovrano di Lussemburgo, Giovanni di Lussemburgo, figlio di Enrico VII di Lussemburgo, che era il nuovo imperatore germanico. Purché, attenzione, Giovanni di Lussemburgo sposi Elisabetta, figlia di Venceslao II. Giovanni di Lussemburgo non si fa pregare. Giovanni di Lussemburgo sposa la figlia del defunto Venceslao II. Giovanni Lussemburgo viene incoronato imperatore, attenzione, nel 1310 e scaccia dalla Boemia Enrico di Carinzia, prendendo il suo posto. Giovanni di Lussemburgo, il primo, come vi ho detto, dei grandi imperatori di Lussemburgo che renderanno grande la Boemia nel 300. Giovanni di Lussemburgo regna dal 1310 al 1346 e le vicende che lo riguardano e che riguardano i successivi importantissimi imperatori di Lussemburgo le vedremo a partire dalla prossima lezione. Grazie, spero che la storia della Boemia vi interessi. Arrivederci alla prossima.